Ciao ragazzi, oggi vi ho portato il mio compagno Kenny Sherry, che vi spiegherà come e vi darà qualche lezione su come palleggiare, su come usare il ball handling, su come potervi migliorare a casa. E quindi è felicissimo di essere qui. Nel frattempo Tyler sta preparando la sua clip, ma adesso andiamo con Kenny. Quindi Kenny, benvenuto, grazie. So first off, when you want to start dribbling, the main thing is to face your shoulders forward, facing to the rim, facing towards your defender. And the next thing that's really important is your feet. It's really important to not face this way. You gotta face the way that you wanna go with your body. And the next important thing is to keep your head up. You always wanna dribble and at the same time to see where your teammates are moving, where your teammates are going. Because if you're dribbling and your head is down, you cannot see what's going on, especially as a ball handler, as a point guard. And that's the most important thing. Quindi Kenny vi ha detto che dovete per prima cosa concentrarvi su dove dirigere i piedi devono essere diretti sempre verso canestro, avere la testa sempre alta e guardare i compagni di campo, perché se guardate per terra logicamente non vedete quello che succede. E adesso vi mostra un pochino come è bravo a palleggiare. Show the crossover, which is just a change of direction. And the aspects, the main important things, and what you need to do in order to be successful, to have a successful crossover. So for example, if I'm crossing over from left to right, the main important thing is to look at the basket. My technique is to look at my defender's feet to see which one is up, which one is down. So if his left feet is down, if his right feet is down and I want to go this way, my main thing is when I cross, I want to put my first leg over his leg like this. He cannot, I'm protecting the ball, I'm using my hand as a guide hand in order for him not to steal it. So basically you're dribbling and cross and go this way. Quindi vi ha detto che spiegandovi crossover, vi ha spiegato come si fa un crossover, no? E quello che è la sua tecnica nel fare crossover è battere l'uomo. Lui tiene le spalle avanti, cerca di capire qual è il piede che il difensore porta avanti per difendere, il cambio di mano basso sotto le gambe, soprattutto che quando cambia mano lui protegge la palla con il braccio per cercare di evitare che gliela freghino. Adesso io mi metto in difesa così Kenny può battermi come fa di solito durante l'allenamento. So example, his left, right leg is up, so I'm crossing over going this way. So, and then you're able to dribble. By the time he's recovering, it's too late. Il tempo che io impiego per recuperare è già troppo tardi, perché lui mi ha battuto come fa tutte le volte in allenamento. Infatti, I defense you in practice like this, so you cannot beat me. Exactly. So, yeah, that's basically a little trick for the crossover. And other than that, it's just you use your speed, balance, feet, eyes, shoulders, and always staying aware of what's going on the floor. I termini che vi ho appena elencato li andate a cercare perché sono semplici in inglese. E la parte finale che vi ho detto è semplicemente mettete insieme questi termini che lui di cui vi ha parlato, che sono parti del corpo, e usatele tutti insieme per avere un palleggio, un crossover efficiente. Adesso Kenny ci farà vedere qualche cambio di mano, cambio di velocità, in equilibrio e ovviamente con differenti tipi di cambio di mano per farci capire come bisogna eseguirli nel miglior modo possibile. You can show us, Kenny. As I explained earlier, shoulders, square, feet going towards the basket, and we just switch. La cosa più importante che vi ha detto Kenny, e se avete visto durante queste clip, era equilibrio, il palleggio e come teneva le spalle dritte. Non ha mai perso in nessun tipo di cambio, era la palla che si muoveva ma il suo corpo era fermo.
E per ultimo Kenny adesso ci mostrerà e ci spiegherà come si usa il palleggio per battere un uomo e giocare uno contro uno mantenendo un vantaggio. Basically, me as a basketball player, especially as a short basketball player, I use a lot my feet, my speed, my dribbling, and like I said, my balance, my shoulders, my eyes. And for me, when I play in an isolation situation, the main thing for me is reading my opponent's feet, and most importantly, seeing where the defenders are placed. And I use my speed to go to the open spaces, and I use dribbling to go to these open spaces. So for example, if my defender, let's say Luca, you're my defender, and you're defending me and your feet is this way, your right foot is ahead, my main goal, since I'm quicker, faster, my goal is to go where his feet is leading to. So for example, if we're in an ISO situation and I'm reading Luca, I will try to lure him to sleep, put him to sleep. So just dribble, 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 and quick. I try to create that advantage and I create that separation. And if he recovers, then I try to change direction and try to add different moves to the combination. Che Kenny ci ha detto è che fondamentalmente, come ci stava spiegando prima, usando equilibrio, usando spalle, usando soprattutto nell'attaccare in isolamento la velocità, e lui dice io non sono tanto alto ma cerco di usare quella che è la mia caratteristica migliore, quindi i piedi e la velocità, e soprattutto di attaccare il mio difensore su quella che è la parte più debole, cercando di addormentarlo un minimo, soprattutto quando sono in isolamento, e guardando dove c'è più spazio possibile per attaccare, e attacco sempre il suo piede, gamba debole. La gamba debole è quella che il difensore ha davanti, ha verso di lui, come vi ho mostrato prima nel video. Quindi lui cerca di addormentare il difensore tenendo i piedi vivi, col palleggio vivo, per attaccare sempre la gamba che è più avanti, che lui considera gamba debole, e permette al difensore di impiegare molto più tempo per recuperare. Thank you, Kenny. Perfect, no problem, man. No problem. It was a pleasure, no problem.